Ciao a tutti tesori, benvenuti nel canale di Maf. Per fare, diciamo, le briochine o i calzoni o la pizza, ecco. Quindi oggi, come vedete, abbiamo due piatti perché oggi abbiamo un ospite a sorpresa che ora sta arrivando e quindi ve lo presento. Mr. Doug! Eccomi! Eccolo qua! Come al solito in ritardo quando lo invito. Ciao a tutti da Mr. Doug! E lei è Muffin, giusto? Sì, sono Muffin, ti ricordi di me? Sì. No. Ok. Adesso, sì. Allora, okay. Mr. Doug insieme a me farà il mukbang, quindi mangeremo insieme questa sfoglia a calzone. Così vi farò vedere anche com'è fatta dentro, eccetera. Quindi incominciamo a mangiare. Buonasera, buono spuntino a chi ci sta seguendo. Buonasera a tutti. Ora iniziamo. Che vuoi? Come hai fatto dentro? Vediamolo io. Ora lo facciamo vedere, mangia! Va bene. C'è cose che vuole vedere prima questo ragazzo, ma come si può io fare? Io me lo mangio subito. Mandatelo subito. Allora. Vediamo. È caldo! È per quello che lo sto aprendo così. Allora. Ora vi faccio vedere l'interno, perché questa parte di sfoglia è un po' vuota, perché diciamo è la parte del culo del calzone, quindi è vuota. Culo? Culo? Si può dire? No? Non lo so. Come mangi tu? Eh? A fette. Tipo torta? Sì. Farò vedere com'è di dentro, visto che la tagli tipo torta. Allora, sto facendo... aspetta, ora ve lo descrivo direttamente. È caldissimo. Allora, qua c'è... c'è mozzarella, sugo, prosciutto. È calda? Non ti piace tu? No, no. Ciao, me! È caldissima! E basta. Tutto il brodetto caldo! Allora, questa pizza... calzone, siccome mi scocciava a fare l'impasto per la pizza, che ci vuole molto perché deve lievitare tutte cose, allora avevo le sfoglie in frigo e ho pensato di fare due calzoni con, ci ho messo prosciutto, mozzarella, fior di latte, e poi ci ho messo un po' di pomodoro per non farla asciugare troppo e due fette di salame perché le avevo e quindi ho detto le metto. Non perché piace a te il salame, l'ho messo perché ce l'avevo. No, in verità il salame piace a te. No, perché? In quel senso là. Quale senso? Quale da prima? Che pensate, vediamo voi. Ma a te il calzone come lo prendi? Come lo prendo? In che senso? Con la mano o con le mani? Lo prendo con la forchetta perché è grosso. Con la punta. Ancora. Cosa? Cosa c'entra sulla punta? Una prendi la fetta. Ci ho messo anche il basilichino, guarda. Ci ho messo tutto il basilichino. Io prendo sempre con due mani. Vero? Cosa? Sì. Io invece no. Così non mi scillica. Così non ti scillica? No, scillica. Scillica? Ma c'è del verbo? E che lingua è? Spiegalo, perché c'è gente che non capisce. Non so, è lingua tua. Lingua mia? Non è che perché sono siciliana vuol dire che devi trasformare le parole in parole strane che la gente non conosce. Non è siciliana. Comunque, scillica, che non sarebbe scillica, ma è sciddica, da noi a Palermo vuol dire che è scivoloso, una cosa che scivola dalle mani o che è scivolato. Ah. Quindi, per esempio, se uno prende dell'olio a terra o scivola, si dice, guarda quello scidicò, perché ha scivolato. Va bene, è piaciuta la sintesi? Scivoloso, La sintesi così.
Dunque, allora. Non so se vi ricordate che io c'ho il cane, quindi se sentite tutti i lamenti è il Minù qui sotto che si lamenta, quindi facciamogli assaggiare anche lei. Tieni Minù, che buono! Il pizzo, mi stai dando, sai che mi sono dimenticato i tovaglioli? Ho notato, infatti mi sto prendendo... Vado a prendere i tovaglioli, dai, per favore! Sei messo da questa arrivo parte. Arrivo subito. Io mi lecco le dita. Nel frattempo. E godi solo la metà. Vediamo se si apre. Si è aperto. Non ti perdere i tovaglioli strada facendo, eh? Cosa ridi? Ma viene da ridere perché stavo scidicando dalle mani. Ecco. Vedi, un'altra parola scidicare. Gazzosa. Gazzosa. Piccante. No, rinfrescante. Buonissima. Allora, quindi, mi stavo dicendo? A me è amara. Perché deve essere amara? Ok, di solito c'era la, quella che prendevi tu. Tipo acqua tonica? Sì. Ma la prendo io, la prende la mia mamma. Come si chiama? Screech? Non si può dire come si chiama, comunque acqua tonica. Ah, vabbè. Allora, la ricetta... molto facile da fare, la trovate sempre sul mio canale oppure sul mio canale associato ricette per te. Bella la diretta quando si brucia qualcosa. Ma carti sua. Sei bruciato? Non no. Mi hai detto che era fredda? Era fredda, ma poi quella lì era la parte calda. Sei bruciato. Ah, stai dicendo sul tuo canale anzi, il tuo canale. Io ho il canale associato con te. Sì. Dove sia io che tu non sta su me. Facciamo ricette. Diciamo, facciamo ricette di quello che ci mangiamo comunque. Sì. O comunque ricette in generale, o comunque tutorial semplici di cose di cucina. Sì. Un canale così tanto per far vedere noi cosa mangiamo, cosa cuciniamo. Non proprio Masterchef, però. Che si chiama ricetta per te. Giusto. Ho detto bene oppure non uscito qualche cosa? No, ricetta per te. Quindi. La bocca. Se volete vedere qualche ricetta che faccio io, quando mangio, andate su ricetta per te. Mi sto leccando. I baffi? No, le dita. Perché c'ho tutta la mozzarella col sughetto che esce fuori. Che lo di fino a metà. Allora, cos'è? Basilico? Non so. Cosa ti mangi? Che schifo! Sembra una capra. Beh. Scusa. Ora io vorrei capire una cosa. Io mi dica. Ti ho invitato per mangiare. Con me. Però tu per esempio cosa ti piace mangiare? Tutto. Un poco più particolarmente particoloso. Pizza, pasta. Il tuo piatto preferito? Pasta, pizza. Il tuo piatto preferito, non la tua pietanza in generale, tipo pasta, pizza, categorica. Il tuo piatto, un piatto che ti piace tanto, tanto. Pizza. Pizza, poi? Pasta. Oh mamma mia. Ragazzi, cambiamo argomento perché non ce la posso fare. Guardate com'è mozzarellosa. Mi raccomando, bella. Entrate sul mio canale. Andate sul mio canale Mr. Doug perché il suo fa solo mangiare, anzi vi fa vedere cosa mangia, guardate come mangio io adesso. Se ti stai facendo pubblicità cioè occulta nel mio video così, certo. E credi che è mio, cioè ti ho invitato, ti ho fatto mangiare gratis. Guarda me, mi sta rotto tutto, vabbè non importa. Amici. Ti ho fatto mangiare gratis.
Cioè, e tu mi tratti così, potresti il tuo e mi... Certo, sono ospite tuo, sono provocato anche il mio canale. Sì, ho capito, ma non c'è bisogno di buttare il mio nella pece. No, sto buttando il tuo nella pece. Sì. Sto dicendo che qua si mangia, anzi... Si fanno un sacco di cose nel mio canale. Si mangia, vi fa vedere come mangia, inoltre vi fa vedere come... Guarda la luce. Vai a controllare. Aspetta. Sera. Allora, quindi stavamo dicendo, dove sei andato? Accendere la luce. Ah, ah, perché se l'ha staccata la luce. Sì. Vedi che il suo piatto è buonissimo, l'ha fatta e l'hai fatta a te, giusto? È buonissimo. Cosa pensavi l'avevi fatta tu? No. No, mi sembrava. No. Quindi nel mio canale non si fa soltanto mangiare, come pensi tu, pubblico i video della mia cagnolina che fa le cose strane. Sì. Poi cosa pubblico? Pubblico i tutorial di come si fanno le cose in casa. Tipo i detersivi, queste cose qua. Un sacco di cose. E pubblico i miei viaggi. Tu viaggi? No. Tu viaggi? Viaggiare. Tu viaggi? Sì, viaggio. Dove vai? Viaggi con la mente o viaggi col corpo? Virtualmente. Virtualmente. No. Non avevo dubbi. Comunque, ti lancio una sfida. Tipo? Dovremmo assaggiare qualcosa di piccante. Di piccante? Di piccante. Piccante. Ho capito. Ah, va bene. Sfida accettata. Sono sicuro che io perdo, però. Tanto per fare. Facciamo meno, vediamo un po'. Che ne pensi? Mi piace come sfida. Però, ora, visto che tu stavi dicendo baggianate sul mio canale, il tuo canale cosa fa? Cosa pubblichi di così interessantoso? Tante cose. Tipo? Videogiochi. Videogiochi. E poi? Cos'è? Tecnologica. E guide di vario tipo. Interessante, ma non così da svalutare il mio. No? Siete d'accordo con me? Sì, intendo canale, sono tutti d'accordo con me. No, mi stavo svalutando, sto dicendo solo. Però a me si fa solo mangiare. Non è giusto, non si fa solo mangiare. No, si mangia. No, nemmeno. Si fa un sacco di cose. Comunque, se avete fame e volete mangiare da qualche parte, venite da noi. Certo che ho vinto. E non lo dice nessuno. Perché è una gara. E vinto il mukbang. Ha vinto? Sì. Ah, però non finire bene. Non fa niente, io... Guarda quanto non ne ho. Non parli troppo. Lo mangi. Se vuoi ti mangi anche il tuo. No. Io mangio con il mio tempo. Tu ti strafoghi. Eh sì. La prossima volta volevo fare un video con sushi. Tu l'hai mangiato mai il sushi? Non hai mangiato il sushi? Sì, l'ho mangiato. L'ho crudo? Una volta, ma crudo no. Non ti piace? Sono allergico. Sono astemio. Si può dire se è astemio? C'è allergico! Se il pesce è crudo non mi fido perché naturalmente. Perché non ti fidi? Perché il pesce crudo non mi piace. Allora dillo a loro, prima lo diciamo. Non mangiate il pesce crudo perché fa male.
soprattutto quando non è pulito bene. Dunque, perché potete contagiarvi un parassito, passito, un basito, un parassita del pesce crudo. Dunque, state attenti, se vi piace, state attenti. Però io non me lo mangio, lei non so se lo mangia. Non ce l'ha fatta? Ma lo mangio io. No, me la conservo per domani. Se la cattiva di domani già non si trova più. Se la mangiamo di no. Ma tu domani non vieni qua. No, Se la mangiamo di no. nemmeno. Va bene. Vedi che non si lamenta più. Comunque, tesori. Non sono i tuoi tesori, sono i miei tesori. Va bene. Allora, Mr. Doug, siccome è l'ospite oggi, abbiamo finito questo mukbang. Io ho perso clamorosamente perché lui ha finito molto prima di me e non ha lasciato nulla. Io invece ho lasciato un pezzo di calzone, come vedete. Guardate, un pezzone. Sono sazia. No. Quindi, scusate, ma mi sale ogni tanto un pochino di gas della... Come si Cos'è? chiama? Sai Della... Non si dice! che sei gaffa adesso? Della gassosa, non mi veniva il nome. Acqua bollita, acqua gassosolata. Perché tu fai i frutti quando finisci di mangiare. Ma che problemi ultimamente? Fai i frutti? Perché mi guardavi? Come a dire, perché lei non lo fa? Tu fai i frutti? Se esce, esce. Mica posso scoppiare dentro. Va bene, ragazzi, io vi lascio con questa affermazione da restare ammutoliti. Vuoi digerire? Poi Fallo. comunque che dice, meglio fuori che Meglio dentro. fuori che dentro, ho capito. Devi digerire, così No, almeno no, no, salutiamo. allora facciamo la prossima No. volta. La prossima volta vuole farvi Il mio questo canto per lui. canto di digestione. Vabbè. Allora, saluto a tutti, bacio, al prossimo video.